Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Amen. Il titolo della riflessione, del messaggio di questa sera è Il terreno del fallimento diventa terreno di vittoria quando viene Gesù. Quando Gesù è presente, ecco che quel terreno diventa il terreno della vittoria. E voglio leggere insieme a voi in Luca capitolo 5 un passaggio molto molto conosciuto che sicuramente tante volte avremo letto, però il Signore vuole parlare ai nostri cuori ancora in questa sera con questo passaggio della sua meravigliosa parola. Dal verso 1 leggo: ora avvenne che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone, rispondendo, gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Essi quindi, tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Mi colpisce in maniera molto forte il primo verso che dice: ora avvenne che mentre, e lo voglio mettere in contrasto con un'altra parola molto presente nel linguaggio moderno, che è il mantra. Si parla di mantra, e in molte tradizioni una formula sacra che viene ripetuta come una sorta di preghiera, come una sorta di scialuppa di salvataggio. Ma questo mantra, che è un insieme di dichiarazioni positive, ripeti parole positive per avere un qualcosa che calma il mare agitato della tua mente, non produce nessun effetto. Ma il mentre produce uno straordinario effetto. Ora avvenne che mentre, cioè mentre Gesù si trovava sulla riva del lago di Gennesaret, avvenne qualcosa di straordinario. Io ti voglio invitare a non cercare un mantra, a non cercare una filosofia, a non cercare un'ideologia positiva. Io ti voglio invitare a cercare Gesù Cristo, colui che veramente può cambiare le situazioni più disastrate, le situazioni più difficili. Solo Gesù li può cambiare. Egli può mettere ordine nelle vite più disastrate, egli può prendere le vite che sono a pezzi e ricostruirle, rinnovarle, ristabilirle nel suo meraviglioso nome. La verità è che la vita senza Gesù è veramente qualcosa di disastroso. Abbiamo bisogno di Gesù, non di dichiarazioni positive. Qui abbiamo un mentre che fa la differenza, la presenza viva e reale di Cristo. Quando, ecco, c'è quel mentre, quel suo venire verso di noi, tutto cambia. Gesù è vivo, è reale, è tangibile. Puoi toccare con mano
la sua meravigliosa presenza, la sua grazia la possiamo sperimentare giorno dopo giorno, perché Egli è proprio vicino a noi, mentre abbiamo il cuore rotto e lo spirito contrito, mentre stiamo vivendo le situazioni, le difficoltà. Egli si trovava presso il lago di Genezaret, straordinario, questo è il tempo. È il tempo propizio, il venirci incontro di Dio, la sua misericordia che agisce. Noi viviamo nel nostro tempo, il nostro tempo è il Cronos, un tempo che scorre inesorabile, qualcuno ha detto Pantarei, tutto scorre, ma ecco il tempo quasi ci sfugge di mano, viviamo momenti di gioia ma anche dolori, sofferenze, fallimenti, viviamo anche vittorie ma anche ferite, offese, difficoltà, problemi, in questo tempo che è il nostro vissuto, ma poi quanti hanno speranza che qualcosa possa cambiare, proprio nel nostro tempo, proprio nel nostro vissuto, proprio nel deserto che tu stai vivendo in questo momento che ascolti. Sento molto forte che ci sono persone che stanno ascoltando, che stanno vivendo un momento difficile, un momento di deserto e stanno aspettando che nel loro tempo accada qualcosa che cambi, che stravolga le situazioni. E qui abbiamo una situazione che era molto complessa, una situazione difficile dei pescatori che escono per guadagnare la propria giornata, per poter portare un risultato a casa, che in realtà invece ne restano delusi perché non presero quello che si aspettavano, non ebbero un pescato come loro si aspettavano. Ma io ti voglio dire che nel nostro Cronos, nel nostro tempo, nel nostro vissuto, così com'è, con le difficoltà che possiamo in qualche maniera vivere, c'è un qualcosa che cambia ogni cosa, che è il Kairos, il tempo propizio di Dio, tempo della visitazione di Dio. E quel mentre Gesù era in riva al lago di Genezaret ci parla proprio di un tempo propizio. Quel mentre Gesù è presente, mentre Gesù è lì, mentre Gesù è vivo, reale nel nostro quotidiano, noi possiamo sperimentare la sua azione soprannaturale. Egli ci visita proprio nel nostro tempo, ci visita proprio nelle stagioni della difficoltà, nelle stagioni della prova, nelle stagioni del deserto. E il tempo Kairos di Dio è un tempo opportuno, è un tempo propizio, è un tempo di cambiamento. E in Ebrei al capitolo 4, versetto 16 dice: accostiamoci dunque, come bisogna accostarsi? Con piena fiducia. E io ti voglio invitare ad accostarti a Gesù con piena fiducia, accostarti al trono della grazia con piena fiducia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia, per ricevere aiuto al tempo opportuno. Alleluia, che straordinario. Gesù visita il tuo problema, la tua situazione, la tua vita, come fece qui con i pescatori, vita quotidiana, il loro lavoro, il loro vissuto e anche la loro delusione, perché quel giorno non era andata come si aspettavano. Possiamo, ecco, leggere la riva del lago di Genezaret, lo possiamo leggere come la riva dei cuori affranti, come la riva dei cuori delusi, come la riva delle persone ferite, la riva di uomini e donne insoddisfatte, la riva di tanta umanità e di tanta fragilità. La Bibbia dice che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Sono stati spogliati di quella gloria, sono stati derubati di quella gloria a causa del peccato, ma Gesù Cristo è colui che ci ha restituito quella gloria, ci ha restituito quella dignità, ci ha ridato quell'autorità
di diventare figli di Dio per coloro che lo ricevono, per coloro che lo accolgono. Ti voglio dire che anche Gesù vede, Gesù conosce la situazione che tu stai vivendo. Arrivato al lago di Gennesaret, la parola ci dice che Gesù vide due barche ormeggiate dalla quale erano scesi i pescatori che lavavano le reti. Ora, in gergo, per chi è esperto di pesca, io provo a capirci qualcosa, non sono un pescatore, ma ho provato a studiare la cosa e a comprendere di più di questo mondo, che può essere il mondo dei pescatori, no? Lavare le reti significa che la giornata è andata come è andata, lavare le reti simboleggia anche un simbolismo di arresa. E quindi ti voglio dire che non dobbiamo mollare, non è tempo di lavare le reti. Ti voglio dire alla tua vita, alla tua casa, alla tua famiglia, voglio dire a te che stai ascoltando, non è tempo di mollare, non è tempo di lavare le reti. Tu come quei due pescatori forse stai lavando le reti, hai tirato, come si suol dire, i remi in barca. E stai dicendo: per me non c'è più speranza. Gesù proprio ora ti sta guardando e ti sta dicendo: non è tempo di lavare le reti, non è tempo di gettare la spugna, non è tempo di mollare. Il tempo è il tempo della risposta, è il tempo della vittoria. Non è tempo di lavare le reti. Non è tempo di lavare le reti del tuo matrimonio, non è tempo di lavare le reti della tua famiglia, di un tuo figlio o di una tua figlia che ti sta creando problemi, non è tempo di lavare le reti delle tue finanze, delle tue economie, del tuo lavoro, non è tempo di lavare le reti nell'opera del Signore, nel ministero, perché Dio vuole fare qualcosa di straordinario, cambiare e stravolgere quella situazione dove stai vivendo difficoltà, problema, fallimento. Dio vuole stabilire che quella situazione possa diventare il luogo della vittoria. È tempo di ricominciare, di riprovarci, riprovaci ancora. Lì proprio dove hai avuto fallimento, lì proprio dove hai avuto delusione, è tempo di riprovarci ancora. Ma con qualcosa di differente, con Gesù, insieme a Gesù. E nonostante gli errori, nonostante gli sbagli, i fallimenti, le delusioni, le ferite, riprovaci ancora, ne vale la pena. Ti posso garantire, ne vale la pena. La prima cosa è importante per riprovarci, e per mettere tutto nelle mani di Gesù, è mettersi all'ascolto della sua parola, mettersi all'ascolto di quello che Gesù dice. Ecco, qui i discepoli, in questo passaggio biblico, ci dice che avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla. Quindi era diciamo una condizione nella quale dovevano semplicemente ritornarsene a casa e riprovarci il giorno successivo. Invece, contro tendenza, contro l'ordine normale delle cose, ecco, qui ci fa capire qualcosa di molto importante. Quel tipo di pesca si faceva di notte, non poteva essere fatto di mattina. Ecco che Gesù viene, il mentre di Gesù nella nostra vita, la sua presenza nella nostra vita opera, innanzitutto ci mette nella condizione di poter metterci all'ascolto della sua parola, ma poi rompe gli schemi, frantuma gli schemi, rompe ogni filtro, ogni preconcetto, ogni filtro mentale, e ci porta ad ascoltare solo ed esclusivamente la sua parola. Prendere il largo, e qui è importante ubbidienza. Simone rispose: alla tua parola caleremo le reti, come per dire: se tu lo dici, Gesù, io credo in quello che tu dici, e alla tua parola, cioè in obbedienza alla tua volontà, alla tua parola, ecco che noi caleremo le reti, dove tu dirai, quando tu dirai, come tu dirai.
Ecco, disponiamoci all'ubbidienza. E la grazia di Dio opera in noi affinché possiamo essere disposti all'ubbidienza. Nella riva è il primo livello dove tutti ascoltano, ecco, tutti erano lì, la folla era lì per ascoltare la parola di Dio. Nella riva c'è tanta umanità, ci sono tante religioni che cercano di portare l'uomo da una parte, dall'altra, ma Dio ci invita a prendere il largo, Gesù ci invita a prendere il largo, ad entrare in una relazione intima e profonda con Lui. Sei disposto, sei disposta in questa sera a prendere il largo insieme a Gesù, ad entrare in una relazione più profonda con Dio, un'intimità più profonda con Gesù, un'intimità più profonda con lo Spirito Santo e dire: Signore, voglio e desidero di più che Tu possa rompere gli schemi nella mia vita, Tu possa rompere ogni cosa che mi blocca, prendere il largo e vivere la grazia di Dio, entrare nell'intimità che cambia ogni cosa. Allora, come accadde a Simone, succede una cosa straordinaria, che quella barca del fallimento, quella barca dove non avevano pescato nulla, ecco che innanzitutto, prima di entrare nel lago, nel mare, e prendere tutti quei pesci, tutto quel pescato, fino al punto che quasi le reti si rompevano, prima ancora diventa la barca della testimonianza. Gesù vi ci sale sopra e parla e testimonia e proclama le sue meravigliose parole, dalle cui labbra noi dobbiamo pendere, cioè dalla bocca di Dio. Quelle parole che procedono dalla bocca di Dio vengono dichiarate dalla barca di Simone, cioè dalla barca del problema, del fallimento, ecco che Gesù predica e ministra e insegna la parola a tutta la folla. Ecco che io ti voglio dire che Gesù vuole usare la barca della tua vita affinché tu possa essere una testimonianza dell'opera di Dio nella tua vita, nella tua casa. Ok, ma c'è il problema. Simone dice: abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Tu hai sperimentato, come ognuno di noi, abbiamo sperimentato il problema e noi lo conosciamo, ma qui la parola di Dio ci invita, non i nostri metodi, non le nostre ricette, non le soluzioni umane, ma la soluzione che viene da Gesù, che viene da Dio. Lascia fare a Dio. Venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Imparate da me, perché sono umile e mansueto di cuore, e il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Alleluia. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati. Quella situazione, non abbiamo pescato nulla durante tutta la notte, la dichiarazione del proprio fallimento, la dichiarazione della propria mancanza, apre il terreno all'azione di Dio, all'azione soprannaturale di Dio. Dichiara in questo momento quella che è la tua situazione davanti a Dio e poi in ubbidienza seguiamo insieme la sua parola. E qua la parola al verso 6 dice: è fatto ciò. Ci sono dei principi che vanno applicati, ci sono dei principi nella parola di Dio che richiedono ed esigono ubbidienza. Come ho detto prima, questa ubbidienza viene dalla grazia di Dio che opera in noi. E fatto ciò, dice la parola, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Alleluia! Meraviglioso, meraviglioso! Il terreno del fallimento diventa il luogo della vittoria. Siamo chiamati a rispettare le indicazioni e i tempi di Dio. Dobbiamo, al comando di Gesù, calare le reti, relazioni, decisioni, scelte. Ecco quante cose fanno parte della nostra vita, ai tempi di Dio e non ai nostri tempi. A volte vogliamo affrettare i tempi e facciamo solo dei buchi nell'acqua.
Ecco, questa è la verità. Ma alla tua parola calerò le reti. E quindi vogliamo dire, Signore, ecco la parola di Dio in Galati 4:23. Vogliamo dire, Signore, aiutaci ad agire secondo la promessa, non secondo la carne, secondo lo spirito e non secondo la carne. Galati 4:23 dice: or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Vogliamo agire e muoverci non in virtù della carne, ma in virtù della promessa. Alleluia. Agire e muoverci secondo la promessa. E il Signore ci farà capire quanto è il momento di calare delle reti, ci farà comprendere quando è il momento di agire. Vogliamo mettere ogni cosa nelle sue mani e la vittoria arriverà. La vittoria arriverà perché il Signore ci porterà a vivere quella pienezza dell'opera sua in noi e attraverso di noi. Io voglio concludere questa riflessione dicendo che forse veramente, ecco, come questo passaggio biblico, tu stai vivendo un momento molto simile a questo. Forse hai provato e riprovato a realizzare con le tue forze qualcosa, e ora io ti voglio dire in questo momento di ricevere quel mentre Gesù è lì, ecco, mentre siamo lì in preghiera, mentre siamo lì a cercare la sua faccia, la sua presenza, e Gesù è vivo e reale, ecco, che lui possa operare. Accoglilo nella situazione che stai vivendo, fai spazio a Gesù nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, e lascia ogni scoraggiamento, lascialo da parte, e prendi forza nella presenza di Dio. Ti voglio dire, non è il tempo di mollare. Forse c'è qualcuno che sta dicendo: è tempo di mollare, basta, non ce la faccio più. Io voglio parlare in questo momento alla tua vita nel nome di Gesù e dichiarare che non è il tempo di mollare. Prendi forza alla presenza di Dio, fortificati nella grazia di Dio e la raccolta sarà grande. Forse stai attraversando un deserto, forse stai attraversando una difficoltà, forse stai attraversando una malattia, ma credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua. Affida la tua vita in questo momento all'azione soprannaturale di Dio e vedrai come il luogo del fallimento, il luogo del problema diventerà luogo di vittoria. Alleluia. E poi ecco che straordinario, Gesù, concludendo voglio dire, è venuto a rompere gli schemi consolidati nella nostra mente e a portarci alla conoscenza e all'ubbidienza generata dalla grazia di Dio in noi, che ci porta ad una raccolta gloriosa e meravigliosa, una divina raccolta. Più entriamo in intimità e in conoscenza di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, veniamo sfidati ad entrare più in profondità e più il nostro stile di vita cambia, le nostre parole cambiano e l'opera di Gesù Cristo si realizza in noi e attraverso di noi, mediante quella potenza che opera in noi, lo Spirito Santo che opera in noi. Egli desidera prima cambiare noi e poi cambiare le situazioni intorno a noi. Non è tempo di lavare le reti, ma vogliamo credere insieme che arriva un tempo straordinario di raccolta, un tempo straordinario di vittoria e di conquista nel nome meraviglioso di Gesù. Voglio un momento pregare insieme a te, insieme a quanti in questo momento hanno ascoltato la parola del Signore e la parola ha aperto una breccia nel loro cuore. Io voglio pregare nel nome potente di Gesù che se tu che stai vivendo quella situazione difficile, forse sei in una depressione, vedo o sento molto forte che ci sono anime che sono in una lotta, in un turbamento interiore, in ansia, in depressione, io dichiaro che nel nome di Gesù i legami siano spezzati, le catene siano rotte e che tu possa cambiare le tue parole, possa dichiarare: Gesù
ti affido la mia vita e tutto cambierà, tutto sarà trasformato. L'ansia va via, la depressione va via nel nome di Gesù. E mentre tu finora dicevi è tempo di smetterla, è tempo di farla finita, è tempo di lavare le reti, ecco che Gesù, che è vivo, è presente, è reale in questo momento, sta toccando la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, e tu riceverai un cambiamento, una trasformazione, e il luogo dove hai vissuto il fallimento, il problema, diventerà con gioia, con gloria e con potenza il luogo dove gioirai per la vittoria che il Signore ti sta dando e che ti darà nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Sì, sì, è proprio così. Grazie Roberto. È proprio così. Grazie a te, Pastore. Io 15 anni fa era fallito tutto, non c'era più verso di cominciare, di ricominciare, ma proprio lì quello che avrei dovuto fare prima, perché rimandavo sempre di servire il Signore, e il Signore cominciò a dire: consacrati, servimi come si deve e vedrai che faremo quello che non siamo riusciti a fare prima. Sono passati 15 anni, eccoci qui. Era un fallimento completo, ma un fallimento veramente fallimento, proprio scritto sulle carte, senza nessuna possibilità. Altri in quel tempo, miei colleghi, molti si sono tolti la vita nel periodo del 2008-2009, quando c'è stata la crisi bancaria, invece grazie siano resi a Dio. E questo è un incoraggiamento. Proprio come dice la parola del Signore, col Signore si può ricominciare, e grazie a Dio. Dio ti benedica, grazie. Ciao, pace. Grazie. Ed ora abbiamo il fratello Diego, credo che sia. Guardiamo chi abbiamo. Eccolo qua. Eccolo qua. C'è qualche cosa che non funziona, che fa ripetizione. Parla un poco. Passo, pastore. Proviamo a togliere, se mi toglie la regia, vediamo. Mi sentite tutti? Gloria a Dio. Pace. Vai avanti, vai avanti tranquillo per conto tuo. Amen, amen. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. È ancora una gioia, un onore, un privilegio poter essere qua assieme a tutti voi e assieme a parole di vita. Vorrei ringraziare ancora fratello Cataldo, tutta la regia che lavora ogni giorno per far sì che la parola di Dio arrivi a casa tua. Benedetto sia in nome del Signore. In questo momento, come facciamo di consueto, vorrei invitarti, se puoi, per un minuto, fermarti dovunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo, e assieme a noi pregare al Signore ancora, perché pregare non è mai troppo. Sta scritto nella parola di Dio: pregate in ogni tempo. E quindi vorrei ancora pregare assieme a te. Padre Santo, Padre Glorioso, voglio benedire ancora il tuo nome, voglio innalzare ancora il tuo nome, che è al di sopra di ogni nome, e voglio benedire ogni vita, ogni casa, ogni luogo dove questo programma sta arrivando adesso e arriverà poi, nel nome di Gesù Cristo, che la luce della tua parola, Signore, possa veramente illuminare ogni vita, ogni casa, ogni famiglia, e nel nome di Gesù, perché le forze delle tenebre possano veramente scomparire nel nome di Gesù Cristo, e che tu possa, Signore, veramente dare
ad ogni persona un momento di vittoria nel nome di Gesù. Amen. Tu puoi dire amen dovunque tu sia. Gloria a Dio. Voglio, senza perdere tempo, condividere questo messaggio dal quale il Signore già ci sta parlando dal fine settimana, da alcuni giorni. E chissà, questa parola è per te, è per la tua famiglia. Chissà oggi il Signore desidera illuminare la tua mente per il fatto dal quale noi parleremo fra poco. Ma ti invito ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Gesù Cristo, perché dobbiamo ricordare che i Vangeli sono di Gesù Cristo, secondo scrisse Giovanni. Amen. Capitolo 18, e vogliamo leggere dal versetto 4 sino al versetto 11. Amen. Vangelo di Giovanni, capitolo 18, dal versetto 4 sino al versetto 11, leggiamo assieme. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Egli disse loro: sono io. Giuda, che lo tradiva, era anche egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro: io sono, indietreggiarono e caderono in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: di quelli che tu mi hai dati, non si è perduto nessuno. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, ricendendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: rimetti la tua spada nel foldero. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Punto interrogativo. Questo testo biblico qua, dove è registrato le ultime ore e minuti di Gesù nel giardino del Getsemani, prima della crocifissione, è un testo che tutti gli evangelisti hanno registrato, sia Matteo, che Marco, che Luca e Giovanni. Ognuno di loro ha registrato questo avvenimento, dove, inoltre al fatto che vennero per prendere Gesù, no? Dove appunto si compie a tutti gli effetti, negli atti, il tradimento di Giuda. Ma avviene in questo che noi possiamo chiamare questa sera di incontro, un incontro dove c'era presente Gesù, i suoi discepoli, questo servo del sommo sacerdote, che noi apriamo la parentesi per parlare di Malco, che era già da anni che era nella scuola per diventare sacerdote, al quale ha investito anni della sua vita per imparare, per studiare.
e che stava svolgendo in questo momento un compito affidato appunto dal sommo sacerdote di andare a portare i soldati romani per prendere Gesù. E il fatto diventa interessante perché i discepoli erano da 3 anni e mezzo con Gesù, praticamente. Mangiavano con lui, bevevano con lui, dormivano, passavano il loro tempo pieno con Gesù. E nel capitolo 17, capitolo anteriore a questo, Gesù è preoccupato con loro e prega al Padre in favore di loro. Ovviamente in questa preghiera di Gesù possiamo dire che siamo inclusi in qualche modo anche noi, ma Gesù era preoccupato con l'unità dei discepoli, perché loro ancora non erano pronti. E appunto in questo momento in cui Gesù doveva essere preso, in cui la parola doveva adempirsi, momento dal quale Gesù aveva già condiviso con i suoi che doveva accadere, nel momento in cui i soldati romani acchiappano Gesù, Pietro, prendi la spada e ferisci, e non solo ferisci, ma taglia l'orecchio destro di Marco, il servo del sommo sacerdote. Ci viene spontaneo una domanda. Perché dopo 3 anni e mezzo camminando con Gesù, perché dopo aver ricevuto insegnamenti dal nostro Maestro e nonché Salvatore, dopo essere partecipe anche lui dai miracoli di Gesù, dalle grandi cose che Gesù stava compiendo in Israele, perché mai Pietro ancora portava con sé una spada? E nel tentativo di difendere Gesù, egli ferisce chi non doveva. E il fatto sta che, essendo che Marco era un discepolo per diventare sacerdote, quando Pietro taglia il suo orecchio, ferisce il suo orecchio destro, Pietro non solo ferisce fisicamente un uomo, ma distrugge anche i suoi sogni, i suoi progetti. Perché per essere un sacerdote, una persona doveva essere fisicamente senza difetto. Dio aveva dato le esigenze, i criteri a Mosè in Levitico, in Esodo, in Levitico, nei Numeri, ci sono i criteri che Dio ha dato a Mosè. E una persona doveva essere fisicamente senza difetto. Un cieco non poteva diventare sacerdote. Un muto, una persona che non aveva un dito, e l'orecchio destro, guardate voi, faceva parte di un momento cruciale nella vita di uno che doveva essere sacerdote, perché nel momento della consacrazione, dal quale Dio aveva già guidato Mosè su tutto come fare, l'orecchio destro faceva parte della liturgia della consacrazione. L'orecchio destro, il pollice destro e il pollice del piede destro. Quando Pietro taglia l'orecchio di quest'uomo,
lui non soltanto ferisce fisicamente lui, ma Pietro distrugge il sogno di Marco. Pietro distrugge il progetto a cui lui aveva investito tanti anni della sua vita. Quando Gesù vide quella situazione, Gesù sgrida Pietro. L'evangelista Matteo lascia registrato queste testuali parole di Gesù Cristo. Pietro, Pietro, mette a posto la spada. Pietro, Pietro, chi di spada ferisci, di spada perisci. Pietro, Pietro. È un richiamo di Gesù a Pietro. Anche in quei momenti Gesù stava insegnando qualcosa. E a noi, cosa Gesù vuole insegnarci in questa sera? Gesù vuole insegnarci. Vedete, Pietro, nel tentativo di difendere il maestro, ferisce. Ma noi non siamo stati chiamati per ferire gli altri. Noi non siamo stati chiamati per realizzare nel momento di difendere, colpire, fare sanguinare qualcuno, distruggere il sogno di qualcuno, distruggere i progetti di qualcuno. No, Dio non ci ha chiamati per questo. Dio ci ha chiamati bensì per curare le persone, per dare a loro vita e vita in abbondanza, parole di vita. Ma come io oggi, come io ferisco qualcuno? Spesso e volentieri, fratelli, nelle nostre relazioni, nella famiglia, la relazione fra genitori, figli, figli, genitori, la relazione fra mariti e mogli, mogli e mariti, nella famiglia, spesso e volentieri, noi portiamo con sé questa spada che aveva Pietro. Noi andiamo armati. E nel tentativo di difenderci, noi feriamo gli altri, spesso con la nostra lingua. La nostra lingua diventa una spada che ferisce, una spada che distrugge coloro a cui noi amiamo, una spada che ha il potere anche di uccidere. E in questa sera, quelle parole di Gesù a Pietro risuonano a noi. Pietro, Pietro, chi di spada ferisce? Di spada perisce, molla questa spada. Fino a quel momento Pietro portava con sé la spada, ma a partire da quel giorno, a partire da quella situazione, Pietro lascerà definitivamente la spada. Forse Dio e lo Spirito Santo che è con noi e di noi desidera parlare a te. Até che spesso nel momento di difendersi tu finisci per ferire qualcuno e spesso qualcuno a cui tu ami. E questa ferita sta facendo sì che questa persona vada negli anni sanguinando e le tue relazioni non stanno andando bene. Nella tua famiglia le cose non stanno andando bene. E forse te che mi stai ascoltando sei appunto Marco, colui o colei al quale è stata ferita, colui o colei al quale è stato ferito. E io ho una buona notizia per te, perché anche nel momento in cui Gesù doveva essere catturato e preso, egli compì un miracolo straordinario. Un miracolo a cui la scienza non può spiegare, gli studi e tutte le cose e la medicina non può spiegare. Pietro, cioè Gesù Cristo, prendi l'orecchio caduto a terra di Marco, va dinanzi a lui e li mette nel suo posto.
e l'orecchio rimane, l'orecchio si attacca, le cellule si riattaccano in un miracolo straordinario. Per te, che sei ferito come Marco, che sei ferita come Marco, Gesù c'è, alleluia. Ed egli desidera sanare le tue ferite, egli desidera veramente restituire ciò che ti è stato tagliato, ciò che ti è stato veramente colpito. E forse sono i tuoi sogni che sono andati a male come andava male in quel momento, in quegli attimi, i sogni di Marco, forse anche i tuoi, sono andati a perdersi. Ma Gesù Cristo è qua oggi. E così come fece a Marco, cambiando in un attimo la sua vita, perché a lui rimase nella sua vita il segno straordinario del Figlio di Dio. Egli ebbe un incontro con lui in quel giorno e conobbe e riconobbe che egli era il Figlio di Dio. Egli diventò un miracolo vivente e Gesù Cristo desidera fare nella tua vita un miracolo vivente, ma nel nome di Gesù Cristo. Se ci sono Pietro che mi stanno ascoltando oggi, il Signore mi comanda di dirti: molla questa spada. Tu sei stato chiamato per amare, tu sei stato chiamato per dare vita, tu sei stato chiamato per curare coloro che hanno bisogno. Fai come Pietro, che a partire da quel giorno non portò più con sé la spada, ma divenne. Dopo la risurrezione di Gesù Cristo e l'incontro, il rincontro con Lui, a tutti gli effetti, un discepolo nonché un apostolo di Gesù Cristo, comprendendo il vero proposito per il quale Lui fu chiamato. E Gesù Cristo desidera rivelarti il proposito per il quale ti ha chiamato, non per ferire, ma per dare vita. Non per colpire, ma per curare. E io ti voglio dire che Gesù Cristo oggi si sta rivelando a te attraverso la sua parola. Ancora ti dico, molla la spada. Nel nome di Gesù Cristo, permetti che Gesù Cristo sia la tua difesa. E prima di ferire qualcuno, magari con le tue parole, con i tuoi atteggiamenti, con il tuo comportamento, permetti che Gesù Cristo sia la tua difesa e lavori te, facendo di te veramente a tutti gli effetti un discepolo di Gesù. Io voglio pregare in questa sera, ancora finendo con questo messaggio e pregare per la tua famiglia, pregare per le tue relazioni, pregare per te che sei stato ferito, ferita e che ha bisogno che il Figlio di Dio si manifesti portando guarigione nella tua anima. Io voglio pregare adesso nel nome di Gesù Cristo. Padre, noi abbiamo ancora ricevuto la tua parola. E la tua parola è per noi, Signore, il pane che discende dal cielo, che alimenta la nostra anima. La tua parola, Signore, è l'acqua che sazia la nostra sete. La tua parola è pure per noi la medicina, che guarisci e che aiuta nella guarigione delle nostre ferite. Signore, sì, in questa sera ci sono Pietro, che portano con sé ancora la spada, e Spirito Santo fa sì con che loro sentano che tu
li stai parlando in questa sera e aiutali nel nome di Gesù Cristo a molare la spada, a molare questo strumento che magari è un strumento di difesa loro, ma che ferisce gli altri, ferisce il prossimo, ferisce le persone a cui amano, le persone a cui tengono. Nel nome di Gesù Cristo io ti prego, Padre, aiuta loro, aiuta nella famiglia, aiuta nelle relazioni. Signore, chissà in questa sera ci sono anche manco, persone ferite, Signore, persone che sanguinano, persone che hanno perso il loro sogno, il loro proposito di vita, è stato tutto mandato a monte, Signore, ma tu sei il nostro Salvatore, nonché il Figlio di Dio, e nel nome di Gesù Cristo io ti prego, Padre, restituisci a loro, Signore, guarisci le loro ferite, restituisci il loro sogno, il loro progetto, Signore, per la gloria del tuo nome, affinché loro possano veramente, Signore, riconoscere te e glorificare il tuo nome. Signore, ti ringrazio ancora per questa programmazione e per tutte queste persone, Signore, che stanno ricevendo la tua parola. Io benedico la loro vita, la loro casa, la loro famiglia, la loro chiesa, il loro ministero nel nome di Gesù Cristo. E ringrazio, Signore, per questa grande porta che tu hai aperto. Benedico ancora fratello Cataldo, tutta la regia, tutta la sua famiglia, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E diciamo insieme, amen. Alleluia. Grazie mille a tutti voi. Amen. Dio ti benedica, pace. Ed ora abbiamo il nostro caro fratello pure Walter, credo che sia già dietro la tenda, guardiamo appena si affaccia. Pace, mi senti? Sì, benissimo, pace a te, va mi senti? Bene, allora è meglio che sentiamo anche te, perché sei tu che devi parlare. Vai avanti tranquillo. Grazie, intanto buonasera a tutti, pace nelle vostre famiglie, nella vostra vita, che davvero l'abbondanza dell'amore del Signore, la grazia di Gesù, la comunione dello Spirito Santo sia con noi questa sera e che possiamo in questa comunione di fede, questa comunione di pace, di amore, condividere insieme qualcosa dalla parola del Signore e poi avere anche un tempo di preghiera. Questa sera vogliamo andare a vedere insieme un passo che si trova, un passo della scrittura, che si trova in un libro che io amo moltissimo, che è il libro del Deuteronomio, uno dei cinque libri della legge. È interessante, tra l'altro, che i libri della legge, chiamati la Torah, siano proprio cinque nella scrittura, perché noi sappiamo che nella scrittura il cinque, che è rappresentato dalla lettera ebraica He, il soffio vitale, il soffio dello spirito, il soffio della grazia, rappresenta proprio la grazia di Dio, come a dire che anche nella legge il Signore è sempre stato un Dio di grazia. La legge è stata per un tempo, è stata, dice Paolo, un precettore preziosissimo per condurci a Cristo. E tanti dicono, beh, ma allora se siamo sotto la grazia non dovremmo predicare dai libri della legge. No, invece no, perché i libri della legge sono ancora oggi per noi, sebbene non li leggiamo più, chiaramente, come il popolo di Israele li leggeva sotto la legge, come gli ebrei che non credono in Gesù ancora oggi li leggono, ma contengono delle verità meravigliose. Sono dei libri che possono essere letti alla luce del nuovo patto e vedere non tanto noi, e non vedere soltanto una serie di norme che chiaramente sono state soddisfatte attraverso il sacrificio di Gesù, quindi noi non dobbiamo più vivere di tutta quella serie di norme rituali che si trovano nella scrittura, però i libri della legge, tra cui il libro del Deuteronomio, contengono delle ombre meravigliose che ci aiutano a capire molto meglio i passi, anche i più conosciuti, del Nuovo Testamento. Questa sera vedremo un passaggio del Vangelo di Matteo, uno dei più conosciuti, che conoscono anche i non credenti, cioè l'episodio in cui Pilato si lava le mani, vi ricordate, nel momento in cui decide di, sotto richiesta ovviamente di una folla inferocita che gridava crocifiggilo, di lasciare il Messia di Israele nelle mani dei Romani perché fosse crocifisso. E quel gesto del lavarsi le mani è entrato nell'immaginario collettivo,
nel modo anche di parlare ordinario, come a dire io non voglio saperne, me ne lavo le mani, cioè mi tiro indietro dalla mia responsabilità, e in parte indubbiamente è stato anche quello, eppure quel gesto di Pilato nasconde qualcosa di meraviglioso che ci apre ancora di più alla consapevolezza di quanto il Signore è così grande nel guidare la storia, nel guidare anche la storia della nostra vita. E io desidero condividere questa sera questa parola per incoraggiarci, incoraggiarvi, ma incoraggiare anche me stesso, riguardo proprio alla fedeltà del Signore, di come Lui è in grado di portare avanti la storia della salvezza, la storia della nostra vita, di guidarci anche oltre quella che può essere la nostra consapevolezza, i nostri limiti e la nostra fragilità umana. Ma per comprendere quel passo che si trova nel capitolo 27 del Vangelo di Matteo, dobbiamo andare nel capitolo 21 del libro del Deuteronomio, in cui c'è un precetto che riguarda un aspetto un po' particolare, un po' strano, di quelle cose a volte che troviamo nella Bibbia un po' strane, apparentemente di significato oscuro, ma che in realtà contengono dei tesori e delle rivelazioni meravigliose. È il capitolo 21 del libro del Deuteronomio e inizieremo a leggerlo insieme dal verso 1 in poi. Scusate, io sposto un attimo questo, altrimenti non mi fa leggere. Quando... Scusate perché non riesco a leggerlo. Quando nella terra di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso, si troverà un uomo ucciso, disteso in un campo, senza, che si sappia chi lo ha ucciso. Verso successivo. Gli anziani, scusate, bisogna che faccio un attimo così perché non leggo molto bene. I tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e le città dei dintorni. Verso 3. Scusate, mi telefonano, probabilmente ho visto da scuola perché sono sotto esame in questo periodo, scusate. Poi gli anziani della città più vicina, l'ucciso, prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il giogo. E gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso d'acqua perenne, in un luogo dove non si lavora. State attenti a questo passo. Dove non si lavora, non si semina, e là, nel corso d'acqua, troncheranno il collo della giovenca. Ok, fermiamoci un attimo. Vedete, è un passo un po' particolare. È un precetto che riguarda il momento in cui si fosse trovato in un campo il cadavere di un uomo morto disteso in un campo. Questa scrittura ci dice che in quel caso dovevano intervenire gli anziani, i giudici di quella città. Gli anziani e i giudici nel vecchio patto rappresentano, sono i custodi della giustizia di Dio e parlano al popolo da parte di Dio. Poi invece ci sono i sacerdoti invece rappresentano il popolo davanti a Dio. Infatti Gesù è il nostro sommo sacerdote perché è colui che in una persona rappresenta noi davanti al Padre. E quello che dovevano fare era misurare la distanza dalla città più vicina, poi chiamare gli anziani e i giudici della città più vicina e poi prendere una giovenca rossa. La quale non avesse mai lavorato e su cui non fosse mai stato messo un giogo, e poi dovevano scendere in un luogo dove scorreva acqua corrente, quindi un fiume, un ruscello. Vediamo poi cosa sarebbe accaduto al verso 5. I sacerdoti, figli di Levi, si avvicineranno poiché il Signore tuo Dio li ha scelti per servirlo, per dare la benedizione nel nome del Signore, e la loro parola deve decidere
sulle controversie e in ogni caso di lesione. Verso 6. Allora, tutti gli anziani di quella città, che sono i più vicini all'ucciso, si laveranno le mani sulla giovenca. State attenti a questo passaggio, perché questo è quello che vedremo illumina il giusto defilato. Si laveranno le mani sulla giovenca, a cui sarà stato troncato il collo nel corso d'acqua. Verso successivo. E prendendo la parola diranno: le nostre mani non hanno sparso questo sangue. Ricordatevi, attenti a queste parole. Le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non lo hanno visto spargere. Verso successivo, verso 8. Signore, perdona il tuo popolo. In realtà questo verbo perdona nel testo originale ebraico originale è espia. L'espiazione è proprio il prezzo pagato dalla vittima per la copertura o comunque la cancellazione dal peccato. Quindi perdona, espia il tuo popolo Israele che tu hai riscattato e non, attenti, e non rendere responsabile il tuo popolo Israele dello spargimento del sangue innocente. Così quel sangue sparso sarà loro perdonato. Non so se c'è ancora un altro verso. Sì, in questo modo toglierai via di mezzo a te la colpa del sangue innocente, perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Ok, vediamo di capire qualcosa da questo passo. Lo voglio condividere con voi anche per abituarci a come dovremmo leggere certi passi del Vecchio Testamento. E prima di spiegarlo vorrei prendere un attimo quel passo meraviglioso che si trova nel capitolo 24 del Vangelo di Luca, in cui, se vi ricordate, due discepoli camminano nel giorno della risurrezione del Signore verso un luogo chiamato Emmaus. Il nome Emmaus vuol dire bagni caldi, quindi un luogo di terme, un luogo, era probabilmente un luogo anche tra virgolette turistico del tempo, dove si andava a fare le terme, perché Emmaus vuol dire appunto sorgente d'acqua calda, bagni caldi. Questi due discepoli, la scrittura, il Vangelo di Luca ci dice che erano tristi, erano oppressi perché era accaduto tutto quello che riguardava la morte di Gesù, ma loro non stavano credendo che Gesù era risuscitato dai morti. E la Bibbia dice che Gesù stesso si accostò a loro. E a un certo punto, dice Luca, cominciando da Mosè, attenti a queste parole, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, poi dopo più avanti dirà anche nei Salmi, rivelò le cose che lo riguardavano nella scrittura. Ecco, questo è il modo principale in cui noi dovremmo accostarci ai libri della Bibbia, anche del Vecchio Testamento. Gesù fece vedere se stesso nei libri della Bibbia, non fece vedere loro. Noi abbiamo l'abitudine, e certamente è anche buono farlo, in carità non c'è niente di male, di vedere noi, no? Nelle storie. Il Signore parla a noi e noi siamo in qualche modo gli attori delle storie del Vecchio Testamento. Ma Gesù è la parola, Gesù è l'interprete, è la parola ed è la parola che interpreta la scrittura. Ci insegna che la Bibbia parla di cose che lo riguardano, non tanto di cose che ci riguardano. Quindi la prima cosa che noi dovremmo vedere nella scrittura è Gesù. Perché infatti Paolo, l'apostolo Paolo, al capitolo 3 della seconda lettera ai Corinzi, alla fine, al verso 18, mi pare sia, dice: noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio. L'apostolo Giacomo ci insegna nella sua lettera che lo specchio è proprio la parola di Dio. Contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, la gloria del Signore ci dice Ebrei capitolo 1 che è il figlio di Dio, cioè Gesù, cioè vedendo, contemplando nello specchio della parola la gloria del Signore, che è Gesù, veniamo trasformati di gloria in gloria, veniamo trasformati dalla gloria di questo mondo alla gloria di Dio, secondo l'azione dello Spirito, che è il Signore, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Ed è interessante, io amo moltissimo questo
verso della scrittura, perché Paolo ci sta spiegando esattamente quello che Gesù ha spiegato a Cleopa e all'altro discepolo nel cammino di Emmaus, al capitolo 24 del Vangelo di Luca. Quando tu nella parola vedi, nello specchio della parola, vedi Gesù, la gloria di Dio, non vedi solo storie antiche, non vedi solo un racconto e non vedi neanche solo tu in quella storia, ma vedi colui di cui quella storia parla principalmente, che è Gesù. Tu vieni trasformato dal vedere Gesù. Ogni volta che noi vediamo Gesù uscire dalla parola, ogni volta che noi contempliamo la gloria di Gesù, lo Spirito Santo ci trasforma in quella stessa immagine. Lo Spirito Santo sta restaurando l'immagine in cui noi siamo stati creati. Paolo agli Efesini dice che noi siamo stati creati in Cristo Gesù, prima ancora della nostra nascita, prima ancora della fondazione della terra. Gesù è la nostra immagine. Vi ricordate quando nella seconda parabola delle tre raccontate da Gesù in Luca 15, quella della pecora perduta, quella della dramma perduta e quella del figlio perduto, nella seconda, la dramma perduta, c'è una donna che sta cercando in una casa una dramma perduta. La dramma era una moneta su cui era incisa, come in tutte le monete antiche, un'immagine. C'è un'immagine che si è persa ed è l'immagine nostra come eravamo stati creati in Cristo prima del peccato di Adamo. Il peccato di Adamo ha deturpato quell'immagine. Il peccato di Adamo è tra noi e come il Signore ci aveva creato in Gesù. Paolo dice creati in Cristo Gesù. E il peccato ha corrotto quell'immagine. Quella donna che rappresenta lo Spirito Santo sta cercando di riportare fuori quell'immagine perduta su quella moneta. Sta cercando di riportare nella nostra vita l'immagine di Gesù. Sta lavorando nella nostra vita, dopo averci salvato attraverso la fede in Cristo, per restaurare quell'immagine, il carattere di Gesù, l'immagine di Gesù, perché quella è la mia vera e la tua vera identità. Noi abbiamo pace, siamo nella gioia e la nostra vita è soddisfatta solo quando lo Spirito Santo ci trasforma dalla gloria di questo mondo alla gloria di Dio, sempre più vicini e conformi, dice la Scrittura, all'immagine di Gesù. E noi contemplando come in uno specchio, nella parola, la gloria del Signore, la gloria di Gesù, veniamo trasformati dall'azione dello Spirito Santo in quella immagine. Più noi vediamo Gesù nella parola, più lo Spirito Santo ci trasforma in maniera sovrannaturale nella sua immagine. Non è qualcosa che tu puoi fare con la mortificazione, con i tuoi sforzi, è il lavoro dello Spirito Santo. Quello che noi dobbiamo fare è vedere Gesù nella parola. Torniamo ora a Deuteronomio capitolo 21. Chi è quest'uomo che viene trovato ucciso fuori dalla città in un campo? Ovviamente è figura del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Gesù è stato ucciso fuori dalla città, vi ricordate anche la lettera agli ebrei dice è stato ucciso fuori portando l'obbrobrio fuori dalla città di Gerusalemme, è stato ucciso in un campo. Non si sa chi l'abbia ucciso, perché? Perché gli uomini non sanno che il loro peccato ha ucciso il figlio di Dio. E infatti nella sua predica dopo Pentecoste, Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, dirà: voi avete ucciso Gesù di Nazareth. E non lo dice soltanto alle persone che erano lì presenti. Ogni uomo è stato responsabile per il suo peccato, perché il suo peccato è stato portato ed ha ucciso il Messia, il Salvatore. E questo sarebbe stato il più grande peccato in assoluto. Uccidere l'autore della vita. Lo chiama gli Atti degli Apostoli, uccidere il Santo Figlio di Dio, uccidere la via, la verità e la vita. E in questa ombra di Deuteronomio 21 ci viene spiegato come la giustizia di Dio e la misericordia di Dio si sono baciate, dice un salmo, la verità e la pace si sono baciate alla croce. Perché? Perché una volta trovato questo cadavere in un campo, bisognava trovare la città più vicina. Qual è la città più vicina? Cosa rappresenta? Rappresenta il popolo più vicino a quell'uomo, che ovviamente era Israele. Israele era il popolo più vicino al Signore, di cui
e figura quell'uomo morto, ucciso fuori dalla città. E che cosa avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto prendere una giovenca rossa su cui non doveva essere stato messo alcun giogo. Questo ci parla del fatto che Gesù è venuto senza essere mai stato toccato dal giogo della schiavitù e dal giogo del peccato. Gesù è stato l'unico uomo veramente libero, perché concepito senza peccato, vissuto senza peccato, 100% Dio, 100% uomo. E in più che non doveva aver mai lavorato. Gesù non ha vissuto la condanna di Adamo. Quel lavoro intende, rappresenta proprio, vi ricordate, dopo che Adamo ha peccato, tu lavorerai col sudore della fronte. Quindi rappresentava un uomo completamente libero, libero dal potere del peccato, che non era sotto la maledizione di Adamo, perché Gesù non è nato, come ognuno di noi, nel peccato. E poi doveva essere portato, attenti, in un luogo dove non si lavorava. Perché? Perché Gesù ha fatto il lavoro da solo. Nessuno di noi è stato partecipe dell'opera di salvezza, dell'opera finita al Calvario. Doveva essere portato in un luogo dove c'era acqua corrente, ma dove non c'era nessuno che lavorava. Infatti, in un passo di Isaia, la scrittura profeticamente dice: io ho fatto il lavoro da solo e nessuno era con me. Gesù ha iniziato e finito il lavoro della nostra salvezza, della nostra redenzione, senza che noi potessimo fare niente per aggiungerci alcunché. E poi ci doveva essere acqua corrente. I sacerdoti su questa giovenca rossa, che rappresenta che cosa? Rappresenta ancora Cristo. Pensate, Cristo è la vittima, ma Cristo è anche il sacrificio. E poi ci sono i sacerdoti. Cristo è anche il sacerdote. È meraviglioso, in Cristo è avvenuto tutto il sacrificio. Lui è l'uomo che è stato ucciso. Lui è la giovenca, lui è il sacrificio. E lui è anche il sacerdote. I sacerdoti dovevano essere lì. Gesù è l'ucciso, Gesù è la vittima, Gesù è anche il sacerdote. In Dio avviene tutta l'opera di redenzione. Colui che è stato mandato e ucciso, colui che viene offerto è il sommo sacerdote. Tutto è nel nostro Salvatore, meraviglioso. Il Signore ha fatto completamente da solo tutta l'opera della nostra salvezza. E poi gli abitanti della città più vicina, che abbiamo detto rappresenta Israele, perché Israele era certamente il popolo più vicino a Dio, era nel patto con Dio, dovevano lavarsi le mani sulla giovenca rossa e poi ucciderla. E quel gesto di lavarsi le mani voleva dire: noi non abbiamo ucciso quell'uomo. Ma noi in realtà abbiamo ucciso Gesù con il nostro peccato, ma il Signore non voleva che la morte di Gesù diventasse la nostra condanna, ma che diventasse la nostra salvezza. Pensate quanto è grande la sapienza del Signore, quanto è grande la sapienza divina. Lui si sarebbe caricato dei nostri peccati, sarebbe morto dei nostri peccati, ma il Signore non voleva ritenerci responsabili, perché altrimenti non saremmo stati salvati, ma condannati doppiamente. Quindi il gesto del lavarsi le mani sopra la giovenca rossa, sopra la vittima, sopra il sacrificio di Cristo, voleva dire: sì, lui è morto, ma non siamo noi responsabili. Noi siamo innocenti. E dice la scrittura in Deuteronomio: in questo modo il peccato non sarà imputato su di loro. Ah, questa è l'ombra. Adesso andiamo a vedere, quando questo si è realizzato, molti, molti, molti secoli dopo, nel capitolo 27 del Vangelo di Matteo, al verso 24. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, vi ricordate, lui ha cercato di calmare la folla dicendo: ma io metterò in croce il vostro re. E a quel punto Israele pronuncia la bestemmia di Israele: noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Questa è la bestemmia di Israele, è rigettare il Messia divino per innalzare l'uomo, per porsi sotto che poi è più o meno quello che avevano fatto quando Samuele aveva detto: ma Dio è il vostro re, noi vogliamo un re umano, noi vogliamo un re come tutti gli altri popoli, e avevano avuto Saul, vi ricordate? Adesso leggiamo Matteo 27, verso 24. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, attenti, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla. Ora, mentre ve lo leggo, voi ripensate a Deuteronomio 21. Io sono innocente di questo sangue,
Pensateci voi, verso 25. E tutto il popolo rispose: Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Verso 26. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Non lo leggiamo perché andiamo a chiudere, ma se voi leggete anche il verso 28 del libro di Matteo, scusate, qui mi cade tutto. C'è scritto che a Gesù fu messo addosso un manto scarlatto, vi ricordate? Un manto rosso. Perché questo manto rosso? Il rosso Hadom in ebraico rappresenta Adamo. E infatti Pilato dirà: ecco l'uomo. Gesù è l'uomo, si identifica con l'uomo caduto in Adamo. E la giovenca rossa, il rosso rappresenta Adamo. È il peccato dell'uomo in Adamo, quello in cui siamo stati concepiti, in cui siamo nati, che non poteva essere cancellato se non attraverso un sacrificio perfetto. Quindi questa giovenca rossa viene proprio, si materializza in Gesù coperto con il manto rosso. Il popolo che doveva essere il popolo più vicino, vi ricordate la città più vicina che è lì presente, è Israele? Anziché pronunciare quelle parole, lavarsi le mani e dire noi siamo innocenti di quel sangue, fa una dichiarazione incredibile. Il suo sangue ricada su di noi, cioè noi ci prendiamo la responsabilità della sua morte. E in questo modo rigettano il Messia e per 2000 anni Israele è vissuto fuori dal patto. La Bibbia dice che alla fine anche Israele sarà salvato perché il Signore rimane fedele al suo popolo. E che cosa accade? Accade che dall'altra parte c'era l'abitante di una città invece più lontana, che era Pilato. Pilato è un romano, Pilato è un gentile, ma Pilato, senza nemmeno rendersi conto di quello che faceva, ha compiuto lui il gesto che gli abitanti della città più vicina, cioè gli ebrei, avrebbero dovuto compiere davanti a Gesù, coperto di rosso, che rappresenta quella giovenca rossa, il sacrificio. Lui si lava le mani e pronuncia le parole che erano scritte in Deuteronomio 21. Sapete, c'è un passo della scrittura, credo sia il libro dei Proverbi, dove è scritto che il cuore del re nelle mani del Signore è come un fiume che Dio guida dove lui vuole. Pilato non era sicuramente consapevole, lui si lavava le mani come dire io non voglio saperne, è un affare vostro. Ma in quel gesto Pilato, in cui c'eravamo tutti noi, i gentili, perché gli ebrei rigetteranno i gentili, il Messia, ma i gentili lo accoglieranno e per 2000 anni il popolo di Dio, il nuovo Israele, sarà fatto quasi esclusivamente da gentili, Pilato, che rappresenta profeticamente i gentili, pronuncia quelle parole. Io sono, lavandosi le mani sull'acqua corrente, io sono innocente del sangue di quell'uomo. Israele si prende la responsabilità della morte di Gesù, ma attraverso le parole di Pilato, profeticamente, il Signore rende disponibile ai gentili quelle parole che Gesù pronuncerà poche ore dopo. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E Pilato, senza rendersi conto, ha pronunciato le parole che avrebbe dovuto pronunciare il popolo perché la responsabilità di quella morte non venisse su di lui. Cosicché Gesù è l'ucciso, perché il nostro peccato l'ha ucciso, ma Gesù è anche il sacerdote e Gesù è anche la vittima, la giovenca rossa, Gesù coperto dal manto scarlatto. E quello che mi ha colpito in questo episodio è che Pilato ha adempiuto con le parole precise, lavandosi l'acqua come doveva lavarsi l'acqua, pronunciando quelle parole, chi non doveva diventare responsabile della morte di Gesù, ma ereditarne soltanto il beneficio, cioè la salvezza e il perdono dei peccati, senza essere ebreo, senza conoscere probabilmente quel passo di Deuteronomio, senza sapere quello che stava dicendo. Ma come potete vedere, il Signore è al di sopra di tutto. Il Signore è al di sopra delle nazioni, il Signore è al di sopra degli uomini, il Signore da solo sa portare avanti l'opera della sua salvezza. E io e te possiamo confidare in un Dio così. Noi possiamo confidare in un Dio che ha mandato suo figlio, che è stato tre cose in uno.
è stato la vittima del nostro peccato, è il sommo sacerdote ed è la vittima, e è sacerdote, vittima, ucciso, e nella sua persona si realizza da sola tutta l'opera della salvezza. Quello che a noi è chiesto di fare è di credere in questo sacrificio. Le parole di Pilato, profeticamente, sono le parole di ognuno di noi. Il nostro peccato ha ucciso Gesù di Nazareth, ma Dio non ci ha ritenuti responsabili. Anzi, noi, il cui peccato lo abbiamo ucciso, noi siamo diventati liberi dalla sua morte, non responsabili della sua morte. E Gesù ha rilasciato queste parole: perdonali, perché non sanno quello che fanno. Oh sì, sapevano quello che facevano i romani, certo che lo sapevano. Quando noi abbiamo peccato, sapevamo che stavamo peccando, ma il Signore non ha voluto che noi morissimo del nostro peccato e ha dato suo figlio perché morisse nel campo, nel mondo, fuori dalla città, fuori da Gerusalemme, venisse rigettato dalla città più vicina a Israele, perché io e te, che eravamo i lontani, i gentili, i pagani, entrassimo nella famiglia di Dio. E così gli ultimi sono diventati i primi, secondo le parole di Gesù. E pensa che meraviglia! Il nostro peccato ha ucciso Gesù di Nazareth. Ma il Signore non solo non ci ha imputato questo, che sarebbe stato il peccato più grave in assoluto, ma il nostro aver ucciso attraverso il nostro peccato Gesù di Nazareth è diventato, per la sovrabbondante grazia di Dio, proprio la nostra salvezza. E che meraviglia! E che meraviglia! Quanto è grande, quanto è meravigliosa la sapienza di Dio. E così adesso, ogni volta che penserai a Pilato, potrai vedere molto di più che un semplice gesto di lavarsi le mani da un problema. No, Pilato ha adempiuto profeticamente per i gentili quello che Deuteronomio 21 prevedeva per coloro che avrebbero voluto accettare il perdono della morte del Figlio di Dio venuto sulla terra. Io prego che questo ti abbia aiutato anche a come leggere la scrittura, come vedere Gesù. E ricorda, prima di tutto il Padre vuole che noi vediamo suo figlio nella Bibbia. Io amo dire la Bibbia è come un album di famiglia. Tu la apri e ci sono immagini, foto di Gesù, il figlio di Dio, in ogni pagina. Anche nell'episodio più strano, perché questo è un episodio strano, no? Ma quando lo leggi in Gesù, che è la chiave per comprendere tutta la scrittura, diventano delle immagini meravigliose. E ricorda, la scrittura stessa per bocca di Paolo dice che ogni volta che noi vediamo Gesù nelle storie della scrittura, lo Spirito Santo trasforma la nostra immagine sempre più vicina al modello con cui noi siamo stati creati nell'eternità, che è il volto del Figlio amato di Dio. E lo Spirito Santo, quella donna di Luca 15, ritrova finalmente in noi quell'immagine che avevamo perso attraverso il peccato di Adamo. E voglio pregare, prima di ridare la parola al pastore Petrone. Signore, noi questa sera vogliamo chiederti di aprire i nostri occhi e di vedere sempre di più Gesù l'amato. Ogni pagina della scrittura che noi amiamo così tanto, perché la tua voce, Signore, ci parla di lui, ci parla del suo sacrificio, ci parla della gravità del nostro peccato, ma dell'ancor più grande misericordia di Dio. Infatti Paolo arriva a dire: dove il peccato è abbondato, fino a uccidere l'autore della vita, l'innocente agnello di Dio, la grazia è sovrabbondata. Non solo non siamo stati condannati per la sua morte, ma siamo stati salvati, redenti, diventati figli di Dio, guariti, benedetti, liberati. La croce, la morte e la risurrezione di Gesù è ancora oggi un fiume inesauribile a cui possiamo attingere ogni giorno misericordia, pace, sapienza, forza, gioia, vita e libertà. E voglio parlare a te, se nella tua vita non hai ancora personalmente ricevuto
quest'uomo che non è soltanto morto fuori da una città, ma è risuscitato il terzo giorno. E oggi è vivo e ha cambiato la vita mia, ha cambiato la vita del pastore Petrone, ha cambiato la vita di quanti siamo qui, con il desiderio di spendere la nostra vita per parlare di Lui, del suo volto meraviglioso, del suo amore, della sua grazia, del suo nome, che il cantico dice è un profumo che si spande e non l'hai ancora ricevuto nella tua vita. E magari inciampi, perché il Signore ti ha guidato in questo video. Se tu vuoi ricevere questa salvezza, vuoi ricevere questo perdono, lasciare le tenebre, la morte, ed entrare non solo nella vita eterna, ma in una vita abbondante, in una vita che abbia un senso, perché abbiamo visto prima, l'unica immagine in cui noi siamo stati creati è Gesù, e l'unico momento in cui noi torneremo in pace quando torniamo a Lui, a colui nel modello del quale siamo stati creati, e non l'hai ancora ricevuto. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento ed a ripetere dal profondo del tuo cuore queste parole a colui che è vivo oggi. Signore Gesù, riconosco che tu sei morto per i miei peccati. Il peccato per cui io avrei dovuto essere condannato è stato imputato su di te. Tu che sei stato concepito senza peccato, tu che hai vissuto senza peccato, ti sei addossato legalmente tutti i miei peccati. E da solo sei stato l'ucciso, la vittima espiatoria ed il sacerdote, e hai compiuto da solo l'opera della mia salvezza. Questa sera io scelgo di credere in te. Dichiaro che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, morto una sola volta per tutti i miei peccati, risorto dalla morte per giustificarmi davanti al Padre. Dichiaro che Gesù di Nazaret è il mio Signore e il mio Salvatore. E in questo preciso momento, in un lampo più veloce di un battito di ciglia, io nasco di nuovo. Ero morto ed entro nella vita eterna. Ero perduto, sono stato ritrovato in Gesù. E da questo momento posso chiamare Dio mio Padre. Grazie per la vita eterna. Grazie per avermi accolto come un figlio primogenito nella tua famiglia. Voglio vivere il resto della mia vita per conoscere il tuo amore, per conoscere sempre di più Gesù nella tua parola, nella Bibbia, in attesa di passare insieme a te tutta l'eternità. Grazie, Signore meraviglioso. Amen. 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 Bene, grazie, grazie Walter, Dio ti benedica, e noi facciamo tesoro di queste scelte che facciamo in sincerità davanti a Dio. Dio ti benedica, grazie. Benedizione a voi, buona serata. Ed ora abbiamo il fratello Costanza da Lussemburgo. Dove stai tu? A Bruxelles. A Bruxelles. Pace. Esatto. Ebbene, pace. Adesso sei l'ultimo per così dire, ma non è detto che sei l'ultimo, perché poi nell'avvenire ci saranno altri, sei ancora tra i primi. Dio ti benedica, ti ascoltiamo. Grazie. Un caro saluto a voi tutti con la pace del Signore. Sono contento di poter concludere questa giornata rivolgendo la nostra attenzione alla parola di Dio, una parola sempre opportuna, una parola che ci incoraggia, che ci dà speranza e che orienta il nostro sguardo verso Cristo Gesù, il Salvatore dell'umanità, colui che dal cielo è venuto per mostrarci l'amore di Dio e per dare la sua vita affinché potessimo essere salvati, perdonati, riconciliati con Dio. Bene, questa sera ho un brano che mi ha molto colpito negli ultimi giorni,
E lo troviamo nel libro del profeta Geremia, un grande uomo di Dio, ovviamente vissuto molti secoli fa, un portavoce di Dio che aveva un messaggio poco facile da comunicare, un messaggio che riprendeva il popolo di Dio che viveva nella disubbidienza, nella ribellione. E comunque Geremia coraggiosamente, anche se all'inizio aveva detto di non voler essere questo portavoce, ma Dio lo ha incaricato per dargli un messaggio di rimprovero in un primo tempo, ma sempre un messaggio di pentimento, perché Dio non vuole giudicare nessuno, lui vuole salvare tutti, ma la salvezza è preceduta dal pentimento. E quindi Dio ha sempre voluto avvertire l'umanità ed anche il suo popolo, quando il suo popolo camminava nella disubbidienza, lo ha sempre avvertito in tempo affinché potesse rendersi conto del proprio stato di peccato, pentirsi e tornare a Dio. E in questo capitolo, il capitolo 17, troviamo delle parole che, se è vero che sono nel contesto dell'epoca di Geremia, ma si applicano alla nostra epoca, poiché il cuore dell'uomo rimane sempre lo stesso. Capitolo 17, verso 7 dice: Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene il caldo e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Fin qui la lettura di questo brano che appunto dichiara una verità molto importante, che colui o colei che si confida nell'Eterno e non in se stesso, non negli altri, ma che ripone la propria fiducia in Dio, è paragonato ad un albero. Abbiamo tutti presente l'immagine di un albero che è pieno di vita, pieno di frutti, di cui possiamo godere nella nostra vita. Ebbene, la vita del credente è paragonata ad un albero piantato presso le acque. E questo albero porta frutto, ma anche distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene il caldo e il suo fogliame rimane verde. Nella siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. È una bellissima immagine, una metafora dalla vita del credente. Ecco, da noi stessi non possiamo portare nessun frutto, perché noi abbiamo purtroppo il virus del peccato, il peccato inteso come trasgressione della legge di Dio, e quindi abbiamo una natura peccaminosa. Infatti al verso 9 ci viene detto che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E la risposta segue: io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Quindi è chiaro che noi non possiamo essere un albero fruttuoso, un albero verdeggiante, se noi siamo basati sulla nostra propria capacità, sulle nostre proprie opere. Ma qui Geremia dichiara in un modo molto esplicito: solo colui o colei che confida nell'Eterno, colui che mette la sua fiducia in Dio. E questo indica un rapporto personale con Dio, indica una dipendenza da Dio, indica una sottomissione alla sua parola. Infatti, nei versi che precedono, vediamo un contrasto tra colui che si confida nell'Eterno e colui che purtroppo si confida nella carne. Leggete il verso 5 con me: così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno.
Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene, egli non lo vede. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Ecco la descrizione di colui o colei che si confida nella propria carne e quindi esclude Dio e non riconosce Dio come colui che è la fonte di ogni bene, la fonte della nostra salvezza, la fonte che ci permette di poter essere un albero verdeggiante. Notiamo pure che quest'albero piantato presso le acque distende le sue radici. Quindi questa sera brevemente voglio parlarvi del credente come colui o colei che ha delle radici profonde. Non è soltanto un albero bello di aspetto in apparenza, ma ha delle radici profonde e che attingono all'acqua e l'acqua nutre quest'albero che produce tanti frutti in abbondanza e che non teme né il caldo nella siccità, ma che rimane verdeggiante e fruttuoso. E noi sappiamo che questa immagine è ripetuta in vari posti nella scrittura. Certamente i nostri fratelli in Cristo ricorderanno il Salmo 1, che appunto ci presenta l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori. Ma ecco la differenza dell'uomo beato, il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Ecco, una caratteristica del credente che è come un albero con radici profonde è appunto quel credente che si diletta nella legge dell'Eterno. E non è una legge che schiaccia, che ci vuole privare della nostra libertà. Non è una legge intesa come un testo che potrebbe diciamo, distruggere la nostra autonomia. No, la legge dell'Eterno è perfetta. È la rivelazione della volontà di Dio. È la rivelazione del suo piano per la nostra vita. E dice che qui che l'uomo beato si diletta in questa legge nella quale medita giorno e notte. E questa meditazione biblica, questo attaccamento alla parola di Dio produce un meraviglioso risultato. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi di acqua, il quale dà frutto, il suo frutto nella sua stagione e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Vedete? Quest'albero è verdeggiante, fruttuoso, stabile, non può essere scosso dalle tempeste della vita e permette al credente di prosperare nelle vie del Signore. Ebbene, un'altra volta qui il salmista contrappone l'uomo beato, il credente beato, agli empi, agli schernitori, ai peccatori. Appunto dice, gli empi sono come la pula che il vento porta via. Ecco, non c'è nessuna stabilità. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Quindi, cari amici e cari nel Signore, la stabilità di quest'albero profondo, perché ha radici profonde, è legato alla conoscenza della parola di Dio, all'ubbidienza da parte nostra alla parola del Signore. E la parola di Dio messa in pratica bene garantisce la vera prosperità in questa vita. Quindi vogliamo essere anche noi nel 2024 uomini e donne benedetti perché confidiamo nel Signore. Perché ci dilettiamo nella parola di Dio, la parola stabile in eterno, cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E vogliamo portare quel frutto abbondante, quel frutto che gradisce il nostro Signore e che produce benedizione a coloro
che ci circondano. Cos'è questo frutto che Dio desidera che noi portiamo? Perché vuole che noi siamo questi alberi verdeggianti, fruttuosi, con radici profonde? Ebbene, il primo frutto che Dio vuole che noi portiamo è appunto un carattere che assomiglia a Cristo Gesù. Abbiamo tutti il nostro carattere che abbiamo forse ereditato dai nostri genitori o da coloro che ci hanno preceduto. Abbiamo qualità ma anche difetti, ma Dio vuole riprodurre in noi il carattere di Cristo Gesù, il carattere perfetto del suo figliuolo. E quel carattere può essere soltanto trasmesso, comunicato nella nostra vita attraverso la nostra ubbidienza alla parola di Dio, quando Lui può veramente domare la nostra vita e riformare quel carattere che è stato, ahimè, segnato dal peccato, ma che ora viene domato dalla grazia di Dio. E quindi il primo frutto di un credente che è come un albero verdeggiante, con radici profonde, è un carattere che assomiglia sempre di più a Gesù. E poi c'è anche il frutto delle nostre opere, le opere che Dio ha già preparato per noi affinché le pratichiamo. Opere che glorificano il suo nome e che producono benessere a coloro che ne sono oggetto, gli orfani, le vedove, i bisognosi, coloro che sono abbattuti, che hanno bisogno di una parola di incoraggiamento. Ecco, Dio ci chiama a portare quel frutto, un frutto che esalta il nome del Signore, un frutto che potrà portare benessere, liberazione, salvezza, guarigione a tanti che oggi hanno il cuore rotto, spezzato da tanti problemi, persone che sono legate dal nemico, da Satana. Dio ci chiama ad essere portatori di speranza, portatori di luce. Anche attraverso questo programma noi vogliamo essere quella voce che Dio usa ed è anche un frutto di questo albero che Dio vuole che noi siamo, che possiamo essere un canale di benedizione per coloro che sono affranti dal peccato, che sono tormentati da Satana, che sono sotto il peso schiacciante di tanti problemi della nostra società. Ebbene, oggi Dio vuole che questo frutto possa essere manifestato e che tu possa esserne il beneficiario. Vorrei leggere un ultimo verso che è anche collegato al tema dell'albero che porta frutto, che è verdeggiante, che ha radici profonde. Ed è il Salmo 92, dal verso 12 al verso 15, e vedete il parallelismo tra questi brani che ho appena letto. Dice così il verso 12 del Salmo 95, scusate, il Salmo 92: il giusto fiorirà come la palma, ecco un altro albero, crescerà come il cedro del Libano. Il cedro qui sta ad indicare la forza, la stabilità, la solidità della nostra vita cristiana di fronte alle tempeste, alle difficoltà che sorgono nel nostro cammino. Verso 13: quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora del frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Ecco di nuovo questa bellissima figura di quest'albero vigoroso e verdeggiante, nonostante l'età del credente. E lo scopo di tutto questo, verso 15, per annunciare che l'Eterno è giusto, egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in lui. Versetti veramente potenti. E voglio pregare che questa sera, qualunque sia la tua situazione, tu ed io possiamo, in questi tempi difficili, di grande instabilità, di grandi scosse a livello politico, sociale, economico, familiare, ecco, tanti organismi a cui eravamo forse legati nel passato
sono crollati. Guardiamo l'attualità politica e pensiamo al futuro, ci chiediamo che avvenire abbiamo, cosa ci riserva il futuro. Sembra che molti si stiano abbattendo, molti sono depressi, c'è un grande sgomento nell'umanità, una grande incertezza, addirittura panico in alcuni ambienti. E effettivamente c'è di che essere preoccupati nel vedere il susseguirsi degli eventi, la violenza, l'odio, le guerre, e la lista non finisce qui. Ma in un contesto così fosco è di fronte ad un avvenire completamente incerto. La parola di Dio ci dà questa certezza, che coloro che confidano in Lui, che sperano in Lui, che mettono la loro fiducia in Lui, che attingono alla fonte della sua parola, stabile in eterno, e che veramente vogliono affidarsi a Lui, noi possiamo, nonostante tutto, essere degli alberi con radici profonde. Può venire la pioggia, la tempesta, possono venire le intemperie, e come Gesù ha avuto modo di dirlo attraverso quella famosa parabola delle due case, ricordate, a prima vista identiche, ma solo la tempesta inaspettata ha messo in evidenza la differenza fra le due case. Una è rimasta salda e non è crollata, l'altra invece è crollata. La prima era fondata sulla roccia, la seconda era fondata sulla sabbia. Bene, quando confidiamo nel Signore, noi stiamo costruendo sulla roccia, la roccia dei secoli. Quando confidiamo in noi stessi, crediamo che non abbiamo bisogno di rivolgerci al Signore, stiamo costruendo sulla sabbia. E quindi la tempesta fa crollare tutto. Una malattia, un imprevisto, la perdita di un impiego, tante possono essere le incognite che possono fare crollare il castello che ci siamo costruiti. Ma stasera, tanti secoli dopo, come lo ha detto il Signore a Geremia, lo dice anche a me e anche a te: benedetto l'uomo, benedetta la donna che confida nell'Eterno e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato presso le acque, con le radici estese lungo il fiume. E questa sera voglio invitarti a fermarti un attimo e a chiederti: sono come quell'albero con radici profonde? Oppure vengo scosso dalla minima instabilità intorno a me? Forse il tuo matrimonio è in crisi, forse le tue relazioni familiari sono in difficoltà. Ma se tu confidi nel Signore, tu puoi rimanere come quell'albero dalle radici profonde, e l'acqua della sua parola irrigherà la tua vita, e tu continuerai a rimanere forte, sereno, e addirittura potrai portare un frutto che rivela la presenza di Cristo in te e che esalta il nome del Signore. Questa è la mia preghiera, non solo per me, ma anche per te questa sera. Io non ti conosco, io non so chi tu sia, dove tu sia, ma Lui, l'Eterno, ti conosce. Egli sa esattamente qual è il tuo bisogno questa sera. E Lui vuole dirti: tu puoi essere un albero dalle radici profonde, che non potrà mai appassire, potrà mai asciugarsi, perché c'è l'acqua della mia parola, l'acqua del mio spirito che scorre nella tua vita. Se puoi prendere un attimo e chiudere gli occhi, vorrei pregare con te che in questi tempi di grande confusione, di grande smarrimento, di grande incertezza, tu possa far parte di quel gruppo di persone che dicono: io guardo verso il Signore, mi confido in Lui. Signore, questa sera tu sai esattamente chi è in ascolto. E Spirito Santo, io so che tu stai parlando
ha dei cuori particolari che sono nella tristezza, nello sgomento, forse affannati, nella paura di fronte a tanti problemi che esistono intorno a noi. Non possiamo negare che la vita è difficile, è segnata da tanti problemi, ma grazie perché tu ci dai nella tua parola il segreto per rimanere come quell'albero piantato nella tua casa, un albero dalle radici profonde che non possono essere distrutte da nessuna tempesta, da nessuna catastrofe, ma noi rimaniamo saldi nella tua parola, saldi nella tua presenza, saldi nel fatto che noi siamo il tuo popolo e che Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi. Questa sera rivelati con potenza a quanti non ti conoscono. Vogliamo scegliere di confidare in te e non più in noi stessi, e non più in quello che l'uomo può proporre, ma mettiamo tutta la nostra fiducia, la nostra speranza in te. Ti ringraziamo per quello che tu stai facendo in questo momento. Stai operando nei cuori, stai portando persone alla realizzazione che solo tu puoi dare stabilità, forza e solidità, un fondamento sicuro ed eterno alla nostra vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Grazie, Amen. Dio vi grazie. benedica. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.